I valtellinesi confermano con le loro parole la serietà nel rispetto delle regole. La maggior parte condivide le misure dell'ultimo DPCM, ma c'è anche chi trova il provvedimento esagerato per la nostra provincia. Sono rigide, però va bene così perché per contenere il contagio e ci adattiamo come sempre. Per me va benissimo, così almeno tutti capiscono la serietà della cosa. E poi non vorrei che magari qualcuno si accorgono solo quando c'è qualche magari morto in famiglia, allora che si rendono conto della gravità della situazione. Io spero proprio che serva, e d'altra parte mi rendo conto che in qualunque modo si faccia, margini di perfezionamento continuano ad esserci. Certo che è un periodo molto difficile, molto impegnativo, pericoloso, doloroso. Secondo lei le ultime misure sono troppo rigide? No, io direi di no, siamo già abituati, l'abbiamo fatto questa primavera, lo rifaremo. Se poi è limitato in un certo determinato tempo, basta. Ci atteniamo a quello che ci impongono. È un grosso problema per l'economia, perché chiudendo la Lombardia, che è la regione trainante, non può che creare grossi sconquassi a quel livello. Il bene primario resta la salute, quindi ci adeguiamo tutti. Avrei però cercato di differenziare situazioni come Sondrio da Milano. Secondo lei non sono misure troppo rigide? Sì, un pochettino sono rigide, però servono. Domenica doveva chiudere tutto, perché se c'è la diversità tra Milano e i paesetti qui in giro, se è tutto chiuso e lì così anche la mente e tutto, non è che è rilassato una persona, no? Può avere ripercussioni psicologiche. Io penso anche quello. Il mio pensiero personale è che se si fa una foto alla piazza Garibaldi nel 2010 e si fa una foto adesso alle 11 di sera, non cambia niente. Cosa si sente di dire a tutto il personale sanitario che si sta prendendo cura di chi in questo momento soffre? Mi sento di ringraziarli non solo per quello che fanno ora, ma per quello che hanno fatto per noi prima anche.